Congratulazioni, Stewie. Mi hai fatto fare la figura dello scemo. Come hai potuto farmi una cosa del genere? Non ti perdonerò mai. Vuoi scherzare, Brian? Sei un cane. Ora torno in aula, riesco e tu sarai felicissimo di vedermi. Ehi, ehi, sei tornato! Oh, mi pare un secolo che manchi. Guarda come giro in tondo. Guarda che caviglie tozze. Buono, buono, sta tranquillo, è solo Stewie con la faccia dipinta da gatto. Ciao, sono un gatto tricolore e mi chiamo Humphrey. Gliel'hanno dipinta a una festa di compleanno. Era l'unica cosa che potesse fare, troppo leggero per lo scivolo a bruco, troppo basso per la pignata e aveva paura di toccare gli animali nella fattoria. La metà aveva un'erezione! La metà aveva un'erezione. I pony erano magnifici. I pony erano magnifici. No, ci siamo conosciuti quando gli ho prestato soccorso. Sono un paramedico. Sul serio? Ehi, posso farti vedere 7 o 8 parti del mio corpo e chiederti una diagnosi? Tipo questa cosa qui, che sembra un secondo gomito. Va a capire cos'è. Dentro è piena di liquido. Beh, posso dare un'occhiata. No, 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 ragazzi, è la sua serata libera. Io ho 2 uretre. Basta, Peter. Dobbiamo fare qualcosa per questo alito letale. Ti ho preso un appuntamento e tu andrai dal dentista. E che cacchio, non vuoi proprio mollare, vero? Sei più ostinata di un'erezione di 4 ore. Beh, lei se n'è andata, perciò puoi andartene anche tu. No, no, io rimango per altre 3 ore e mezzo, amico. Avanti, chiama pure un medico, non vado da nessuna parte. Non puoi restare, devo accompagnare la classe di mia figlia a cena fra 45 minuti. Beh, infilami nella cintura e cerca di non pisciarti la camicia. Credo che prenderò questo. Il tizio ha detto che l'ultima versione è appena uscito. Ah, ottima scelta, Quagmire. Sarai il primo del quartiere ad avere una modello T. Ci vediamo, stronzetti! Io arriverò un'ora dopo di voi con tutto il vomito sulle gambe! Oh, ma questo è terribile! Peter, che cosa facciamo adesso? Te lo dico io cosa faremo. Entreremo di nascosto. Allora sarà meglio sbrigarci. Voglio essere a casa nostra per la prima di Karate Kid 5. Maestro Miyagi, è piuttosto imbarazzante, ma ecco... ho un problema di disfunzione erettile. Bene, Daniel-san, Miyagi ripara. E pare che abbiano anche l'assistenza sanitaria. Signora, mi dispiace. Oggi ho fatto questo diverse volte, ma suo marito purtroppo non ha reagito alla cura. Mi scusi, ha provato anche questo? Signora, questo è un luogo di medicina. E anche la loro musica è interessante. E ora ecco a voi la canzone ininterrottamente al numero 1 ormai da ben 10.000 settimane. Eia, eia, eia! Aia, 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 aia. Torniamo ora a Miracolo sulla 134esima strada. Oh mio Dio, ho lasciato il telefonino in macchina! Wow, è ancora lì! Esserci qualcosa che possiamo fare, dottore? Avete provato con il divorzio? Gli uomini single non hanno di questi problemi. Non potrebbe prescrivergli il Viagra o il Cialis? Perché quelli? Se li provasse potrebbero aiutarci a risolvere il problema. Servono a risolvere quel problema. Io li prescrivevo come antidepressivi. Ogni giorno che passa la cosa diventa sempre più dura. Buonanotte, Stewie. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Meg. Non lo so, papà. Non ti ho quasi mai visto negli ultimi 5 anni. Quindi che cosa c'è di meglio che lavorare insieme ogni giorno per riavvicinarci? Credo che dovrei parlarne con loro, chiedere se sono d'accordo. Perché non dovrebbero? Non sarebbe un'idea strana nel mondo dello spettacolo. Quando io sarò grande, ficcherò la testa in un cerchio all'inizio di ogni film e ruggirò. Beh, ora che dite, puttane? Sì, certo. Mi hai ingannato. Sei malvagia come quegli adescatori su internet. È pazzesco, Stacy. Sono una ragazzina di 12 anni anch'io. Il mio nome è Jenny. Vuoi venire a casa mia per aiutarmi a traslocare? Tu non sei una ragazzina di 12 anni. Neanche tu, Jenny. Non siamo poi così diversi dopo tutto. Sì. Beh, non è poi tanta roba. Potremmo finire tutto in un'ora. Buon per te, Lois. Diventerai famosa come Paul Revere. Gli inglesi arriveranno presto. Resisteremo e ci batteremo fino alla morte! Sì, sì! Anche se uno di noi dovrebbe andare ad avvertire gli altri che stanno arrivando gli inglesi. Non io. No, io voglio combattere. Oh, cribbio, ce l'ho io al cavallo. Beh, forse vuole andare qualcun altro? Vado io! Nessuno? Bene, i vostri nomi passeranno alla storia!
E torniamo ora al postino autistico, suona sempre 400 volte. Wow, più facile che prendere la patente per moto d'acqua. Ok, Kyle, il belloccio. 100% di risposte esatte nello scritto e anche nella pratica. Solo un'ultima domanda. Hai mai fatto a pugni con il tuo patrigno? Quale patrigno? Ce l'hai fatta! Ecco la tua patente! Va a fare il cazzone! Beh, conviene provarci. Da quando siamo qui non abbiamo fatto altro che ciondolare, senza offesa, Joe. Ah, Cleveland ha ragione. Finora è stato uno spreco di tempo più grande di un discorso agli Asperger Awards. Vorrei ringraziare tutti quelli che conosco, elencandoli in ordine alfabetico. Ma se qualcuno mi interrompe, dovrò ricominciare da capo. Charlie, non dimenticare cosa accadde al ragazzo che ebbe tutto quello che voleva. Cosa? Visse per sempre felice e contento, ma dovette prima guadagnarselo. Indizietto? Fallo, Charlie! Non voglio tornare in quel letto a quattro piazze! Diavolo, lo faccio io se vuoi! No, deve essere un bambino! Wow, che bella location! Ce la possiamo permettere? Certo che sì! Mi ero iscritto su Kickstarter. Poi ho pensato, che stramberia! E ho chiesto un prestito in banca come fanno gli adulti. Ora, i tavoli dovranno essere tutti ancorati al pavimento per evitare i furti. Sapete, molti ristoranti falliscono perché la gente ruba i tavoli. Anche i water dovranno essere ancorati al pavimento. Quelli lo sono sempre, Frank, ma ok. Bene, ora cerchiamo il locale di qualche idiota e gli rubiamo tavoli e water. Ehi! No. Non ero sicuro. Io sì. Ok. Beh, devo andare, ho un turno di picchettaggio. Sul serio? Ma sono già le 9 di sera. Sì, Cleveland ha rubato i bicchierini? Non mi piace bere lo sciroppo dal dosatore. Torniamo ora a Doctor Who scoreggia. Dottore, gli alieni ci stanno attaccando! Dobbiamo ritornare al ventunesimo secolo! Ora non possiamo entrare nella macchina del tempo. Ma così ci uccideranno tutti! Ok, ok, un secondo solo. Allora, com'è andato il weekend? Il canale Viaggi presenta Girando l'Europa in compagnia di un uomo con le gambe arcuate. Salve, venite! Visitiamo insieme dei bellissimi paesaggi! Ciao albero, grazie per la tua ombra. Ciao gatto di montagna, grazie di tenere sotto controllo la popolazione dei topi. Ehi, ciao mulino, grazie del giro e di farmi da raffreddapalle. Prossimamente i treni proiettile. Ciao! Ehi Stewie, sono le 2 del mattino. La vendetta non dorme mai. E dai, resta a letto con me. No! Ho una faccenda in sospeso. Falli neri, tigre. Ehi! Chiudi quella c***o di bocca! Wow! Dobbiamo fare davvero questa cosa. Gentlemen, è ora di iniziare a toccare le attrici in modo inappropriato sul divano del casting. Ok, sono stata informata delle accuse a voi rivolte. Non c'è niente che volete dire in vostro favore? Sono un trans? Ha appena vinto le risorse umane. Stewie, c'è qualcosa che vorresti dire? Certo. Risparmieremo un sacco di soldi sulla carta igienica. L'avete mai vista? Si avvolgeva entrambe le mani e poi strofinava come se dovesse pulire una pentola di chili bruciato. Comunque, è tutto quello che mi interessa dire su Meg.